Il sindaco di Arezzo Alessandro Chinelli ha seguito, pur non essendo da Arezzo, che è entrato subito da un periodo di vacanza proprio per seguire gli interventi anche che dovranno essere fatti nei prossimi giorni. Ma diciamo che ho seguito tutto al telefono fino ad ora e coi messaggini. E credo che la situazione, per quello che ho potuto vedere venendo da Via Giotto, è impressionante perché ci sono gli alberi crollati, le macchine spiaccicate. Dico soltanto che siamo stati fortunati perché mi risulta che, a parte qualche ferito, credo non grave, non ci sono stati grandi problemi per le persone e questo devo dire che è una cosa positiva. Una cosa positiva in un dramma invece dal punto di vista economico, ancora i contorni esatti del danno economico non ce li abbiamo, ci stiamo lavorando da ora e nei prossimi giorni per definire anche il perimetro della zona diciamo disastrata per vedere se ricorrono i termini o meno di poter fare richiesta di calamità naturale alla Regione e allo Stato. La bandiera del Comune è stata ammainata perché era in pericolo l'asta, ma non è che il Comune è ammainato, il Comune è presente e fa tutto quello che deve essere fatto in queste situazioni. E la prima cosa è stare vicino ai cittadini, raccogliere tutte le loro segnalazioni per eliminare i pericoli imminenti e per rimettere in funzione le tante strade che sono state interrotte dagli alberi caduti. Ecco, sono eventi estivi anche difficilmente prevedibili, forse non Assolutamente. c'erano allerte, no, particolari. No, assolutamente. Cioè, diciamo che l'allerta meteo non riguardava questo evento qui, ma più in generale un'area più vasta, ma non con eventi di questo tipo. Questi sono eventi improvvisi che vengono per bolle di caldo che si scontrano con fronti di aria fredda. Mi risulta che un nostro dipendente ha preso la macchina al parcheggio Pietri, dove la sua macchina segnava 29 gradi, è passato da San Leo dove ha visto il finimondo, è arrivato a Ponticino, forse potete anche capire chi è il dipendente, e la macchina gli segnava 14 gradi, quindi è un classico evento non prevedibile.